Salut et bien arrivé à la leçon 43 à tout le monde. Nous avons fait à la leçon 41 et 42 ce qui concerne les aliments, le lexique de la nourriture. Et aujourd'hui, on fait un exemple d'interaction dans un restaurant. Voilà. Come abbiamo fatto la lezione 38, oggi ho deciso di lasciarvi scritto un canovaccio di massima di quello che potrebbe essere un dialogo in un ristorante francese, no? In cui si parli francese. La colonna di sinistra è le serveur, il cameriere, e le repliche della colonna di destra sono del client. Quindi impareremo un po' a orientarci e a comunicare in una situazione del genere, in un ristorante in Francia. Le domande del cameriere possono essere tantissime, potevo metterne 20, ne ho messe 5. E sono degli esempi. Qu'est-ce que vous désirez? Ho messo il verbo désirer in rosa perché, come sempre, potete andare ad aggiungerlo alla lista dei verbi di primo gruppo della lezione 6. Désirer, primo gruppo, si scrive désirer all'infinito. Cosa desidera? Se il cameriere vi dà del lei, cioè, vi dà del lei, in Francia sono molto formali, in linea di massima danno sempre del lei. Cosa lei desidera o desidera? Vous désirez? Piuttosto che comment je peux vous aider? Come posso aiutarvi? Questo vous è un pronome complemento che faremo alla lezione 72, quindi manca tempo. Vous voulez commander? Commander è ordinare, la comanda si dice anche in italiano, no? Volete ordinare? Oppure vi potrebbe chiedere il cameriere qu'est-ce que je vous sers? Cosa vi servo? Sono degli esempi, 5. Imparateli tutti, se possibile, sappiateli comprendere se qualcuno ve lo dovesse dire mai. E volendo sappiateli anche declinare al tu. Se per caso arriva un cameriere e parla con un bambino di 10 anni, gli dirà qu'est-ce que tu désires? Oppure tu désires? Oppure comment je peux t'aider? Ti apostrofo. Oppure tu veux commander? O qu'est-ce que je te sers? Alla fine. Il cliente potrebbe rispondere in tante maniere, ne ho messe poche. E ho messo sì, che si scrive così, oui, merci, grazie. Je voudrais, l'avevamo visto alla lezione 38, vorrei. Antipasto, comme entrée. L'entrée è l'entrata, è un antipasto. Comme entrée, je voudrais du jambon, du fromage, quel che volete, ricordatevi i partitivi, ricordatevi per favore, s'il vous plaît, se invece date del tu e s'il te plaît. Oppure potreste dire, pouvez-vous m'apporter? Mi può portare? Pouvez-vous m'apporter du poulet avec des frites, par exemple? Sicuramente pouvez-vous, ma laddove deste del tu al cameriere sarebbe peux-tu. Il cameriere potrebbe chiedere per quante persone, vuoi per il tavolo, se lo ordinate, vuoi per le portate. Pour combien de personnes? Pour 4, pour 3, pour 5, pour 10? Ensuite, a gauche, a sinistra, il cameriere spesso chiede tutto, c'est tout? Spesso anche con un futuro, dicono in Francia. Ce sera tu? Sarà tutto? In italiano un po' stona, ma in francese è frequente. Oppure vi potrebbe chiedere, vous voulez autre chose? Volete dell'altro? Lei vuole dell'altro? Se date del tu, sarà tu veux autre chose. Il cliente potrebbe chiedere, non, donnez-moi aussi, mi dia anche, oppure donne-moi aussi, se date del tu. Oppure prenderò, je prendrai, oppure c'è un futuro prossimo qua, je vais prendre, d'accord? Prenderò non so cosa, je prendrai de la viande avec de la salade verte, par exemple. E il cameriere magari scrive che ha preso nota e dice se noté, oppure qua mettiamo in alto perché ho sbagliato l'ordine. Il cliente potrebbe chiedere, qual è la specialità della maison? Qual è la specialità della casa? C'est le poisson, c'est la viande, ce sont les pâtes. Ecco, attenzione, c'est singolare, c'est le poisson. Se la specialità è una cosa plurale, ricordatevi che diventa ce sont les pâtes piuttosto che altro. Il cliente potrebbe rispondere, ok, je vais suivre votre conseil, seguirò il vostro consiglio, perché no, je vais suivre ton conseil, se date del tu. Con questi dialoghi spesso quando siamo in classe gli alunni ci si divertono, preparano dei dialoghi, li arricchiscono come vogliono e li portano in classe, sì,
mascherano, portano le casse finte, portano i cibi e facciamo delle scenette così che sono molto utili per far imparare questa lezione. L'aspetto ludico è importante, quindi così a distanza è molto meno ludico, è solo una sfilza di espressioni di parole, però si possono lo stesso cercare di imparare. Il cameriere potrebbe dire voilà monsieur ou madame, ovviamente ecco quando vi porta il piatto. Poi qualcosa potrebbe essere finito. Désolé, mi dispiace, c'est fini. Oppure nous n'avons plus de glace, non abbiamo più il gelato. E poi il cliente potrebbe chiedere il prezzo, chiederà il prezzo, anche facendo finta che non l'abbia letto sul menu, e chiederà quel est le prix de, l'ho messo in corsivo questo insieme a questo, perché sono cose che abbiamo già visto nella lezione 38. Ok, quindi in teoria le sapete già. Quel est le prix de la viande, se non hanno il menu lo chiedi oralmente, combien ça fait, quanto fa, combien je vous dois, se alla fine chiedete quanto costa qualcosa, quanto io vi devo, vuol dire, combien coûte, l'ho messo in corsivo, anche questo l'abbiamo già visto, combien coûte le oppure le, e a seconda di se è una cosa singolare o plurale, attenzione al verbo, però l'ho messo in grassetto che al ristorante quando chiedete il conto si dice l'addition, chiamate qualcuno e gli dite l'addition s'il vous plaît, d'accord? E sempre come è successo già nei negozi, vi potrebbero chiedere vous payez en espèce ou avec la carte? Qua sto andando veloce perché l'abbiamo già fatto. Je paye, attenzione all'ortografia, e questo è un verbo con una Y, e vi rimando alla lezione 39 per sapere ciò che sto dicendo. E se il cliente non dovesse avere degli spiccioli, je n'ai pas de monnaie, quindi je paye avec la carte, je paye par chèque. Ce sont des phrases exemples. Vous pouvez les changer, vous pouvez les modifier, vous pouvez les transformer, mais sono utili, le principali, per, se ve le imparate, per potervi orientare in un ristorante, eventualmente in Francia. Ok? Si parla, si parla. Più si va avanti, più si deve mettere a frutto le lezioni grammaticali e lessicali e metterle insieme per cercare di tirar fuori dei dialoghi. Dopo tutto questo lessico che abbiamo fatto sui cibi, si ordina al ristorante qualche cosa. E invece la prossima volta, sempre cibi sono, possiamo anche imparare a cucinare, perché nous devons apprendre à donner, dare, et à faire une recette en français. À la prochaine!